buonasera. Ecco un bellissimo albero di Natale. Bushido Palestre è qua con voi. Io sono Sensei Maurizio Poli. Il cerchio della vita, molto importante, una frase che mi sta molto a cuore. La frase dice: puoi conoscere il cuore di un uomo già dal modo in cui tratta gli animali. Bushido Palestre voleva fare parecchi eventi di beneficenza. Il Covid ci ha bloccati, ci ha fermati, ma noi siamo qua, siamo ancora presenti. Il presidente, la maestra Lia Salvetti Scian, ha detto: voglio fare qualcosa, voglio donare. E lei dona una trasmissione e ha trovato un'associazione, e questa sera andiamo a scoprire il dono della Bushido Palestre. Buonasera Presidente. Buonasera Presidente, che presentazione che hai fatto questa sera. Ma è il dono, è il tuo dono maestra. Sono felicissima di dare questa opportunità all'Associazione Le Muse, che no, personalmente ho conosciuto Claudia a inizio proprio pandemia, quindi ci siamo conosciute in un momento un po' particolare. E quindi abbiamo deciso di dedicare tutta questa serata a queste ragazze, a queste volontarie. Quindi le presentiamo. Certo maestra. Qui abbiamo? Claudia. E qui abbiamo? Betty. Claudia, Betty. Come si chiama l'associazione esattamente? Guarda là, che ti riesco a trovare. Associazione Le Muse. E dove ti trovano Claudia? Ci trovano con il nostro rifugio presente a Rezzato, sulla strada provinciale 67, appunto a Rezzato. Sì, ma io voglio una roba social. Dov'è che ci vendono sul telefonino adesso? Ci possono trovare su Facebook sulla pagina Le Muse Rezzato. Bravissima, bravissima. Sì. Maestra? Adesso parliamo invece con Betty, visto che Claudia ha rotto il ghiaccio. Chiediamo a Betty, ma da quanti anni esiste questa associazione? Parlaci un po' dell'associazione. Allora, l'associazione nasce nel 2003, quindi direi che l'anno prossimo diventiamo maggiorenni. Ecco. E nasce però come associazione culturale, si organizzavano eventi principalmente culturali. E poi la nostra fondatrice Silvia Campora, che tuttora è la responsabile della struttura e dell'associazione, ha affiancato questa passione che aveva per gli eventi e per l'arte con il suo impegno nel volontariato. E a questo l'hanno seguita anche altre associate con cui entrava nei canili bresciani, qui parliamo proprio di quasi 20 anni fa, e prestava servizio di volontariato, e in particolar modo l'intento di questo primo nucleo delle Muse era quello di dare visibilità a quei soggetti che potremmo definire invisibili, i cani anziani, che soffrono di patologie. Bello, Di cui non hanno proprio questo carattere solare, di cui magari ti innamori appena li vedi dietro una gabbia. Questi cani purtroppo 20 anni fa, è brutto dirlo, ma non avevano alcun tipo di possibilità di uscire da un box, perché una famiglia che si accingeva all'adozione sceglieva il cucciolo, sceglieva un canetto che gli correva incontro festante, sicuramente girava lo sguardo davanti a un cane che purtroppo malandato e vecchio, sembrava non avesse più nulla da offrire. E invece le Muse si sono proprio concentrate su questa particolare categoria di cani, per dar loro una visibilità e una seconda chance, o magari anche proprio una prima possibilità laddove non avevano avuto fortuna al primo giro, insomma. Beh, molto interessante. Maestra, ma gli animali in questa pandemia ci hanno aiutato? Ci stanno aiutando? Chiediamo loro, sicuramente ci hanno aiutato, hanno aiutato molto. E volevo anche chiedere alle ragazze, ma è sicuramente molto impegnativo, perché si parla sempre col sorriso quando si parla di questi animali, però Claudia cosa dice, impegnativa? Beh sì, sicuramente sì, è impegnativo per noi, perché sostanzialmente la nostra struttura conta solo di volontarie. C'è un capottino, quindi... là, vedo un capottino. Oh amore! Sì, adesso potete vedere il nostro Achille. Ospite. Quanti del anni nostro ha Achille? Rifugio. Achille ha, ecco questa qua, è la nostra Jenny, sorella di Achille. Ah, ecco, sono udenti. Hanno circa 2 anni e mezzo. Uh-huh. E sono ospiti del nostro rifugio.
Cercano casa, quindi? Allora, sì, sono in cerca di casa, stiamo valutando poi ovviamente quelle che sono delle possibili famiglie, dei possibili adottanti, e appunto avremo modo anche adesso di spiegarvi un po' anche come funziona tutta la gestione del nostro rifugio e quali sono i nostri iter. Quindi come funziona? Allora, innanzitutto ci teniamo a dire che l'associazione non conta assolutamente del personale stipendiato. Questo significa che l'intera gestione della struttura è a carico delle volontarie che si sono prese l'onere di un turno settimanale. Quindi ogni giorno c'è una volontaria che apre il rifugio alle 8 e mezza e provvede insieme giustamente a qualche altro volontario alla pulizia dei box, alla somministrazione delle terapie e del cibo. Siamo fortunatamente anche aiutati dai lavoratori di pubblica utilità grazie alla convenzione con il Tribunale di Brescia. Ah, bello. Che sicuramente ci sollevano da incombenze un pochettino più pesanti. Esattamente, però che sia Natale, adesso che proprio siamo nel periodo natalizio, Capodanno, feste, neve e sole cocente, le volontarie ci sono, quindi è una gestione 365 giorni all'anno, assolutamente. È un bel impegno comunque. Ed è un impegno sicuramente gravoso, che però viene fatto con grandissima soddisfazione, assolutamente. Ma quindi la felicità qual è per voi? A parte chiaramente il quotidiano, perché quando li accudite anche sotto la pioggia, ci siamo sentite settimana scorsa, Claudia, non ce la faccio più, tutto il giorno sotto la pioggia, ma la soddisfazione qual è alla fine? La soddisfazione è quando apri il box, il cane che prima di andare a mangiare viene a salutare te, e poi più che il momento dell'adozione, quando poi gli adottanti ti mandano le loro fotografie dove vedi il cane felice su un divano, su una copertina, ma soprattutto la cosa più bella sono gli adottanti che ci dicono grazie. Cioè siamo noi che dobbiamo ringraziare le persone che accolgono nelle loro case questi cani, e invece sono loro che accolgono, che ringraziano noi, e questa penso sia una delle soddisfazioni più grandi che un volontario possa avere. Si vede anche dal tuo viso, è cambiato espressione. Sì, è un bel sorriso, sì. È cambiato espressione. I dettagli sono importanti, siamo in TV. La vostra presidente come si chiama, che non lo so io? Si chiama Silvia Campora. La salutiamo almeno? Sì, ciao Silvia. Ciao Silvia. Grazie Silvia. Sta lavorando la Silvia? Sta lavorando, sì. No, sì. Silvia è la nostra presidente, ci teniamo a dire che è assolutamente operativa, nel senso che lei non si distingue assolutamente per gerarchia all'interno della nostra associazione, mette mano lei stessa a tutte quelle che sono le situazioni di gestione del rifugio, e attualmente continua a fare il suo turno. Brava, quindi assolutamente, tanti complimenti. Sì. Quindi è proprio passione, amore, quella, esatto, che finisce questi. Per fare un esempio, ti faccio questo esempio, vedi, quando si finisce di fare arti marziali, jiu-jitsu ad esempio, nella palestra, si fa la doccia e l'ultimo che fa la doccia c'ha uno scopettone che deve pulire la doccia, deve tirare la doccia, eccetera. Io ho visto con i miei occhi il mio caposcuola una volta, poi ho detto ma la faccio io. Stasera sono l'ultimo io, la palestra è la sua, la scuola, lui è il caposcuola, c'è un pieno di cinture nere, lui ha detto sono l'ultimo io, l'esempio. È importante l'esempio. L'esempio, o no? Sì, assolutamente. Come dicevamo prima, anche lei in primis è quella che continua a fare tutti i suoi turni e assolutamente non manca di fare anche tutte quelle attività. Quante volontarie ci sono, insomma? Oddio, quante volontarie? Sinceramente non ci siamo mai contate. Perché? Perché
gravitano attorno all'associazione delle persone che hanno un turno fisso durante la settimana, che grazie alle quali appunto la struttura è pulita, i cani soddisfatti mangiano e vengono curati. Poi c'è, diciamo, potrei definire la nostra associazione un po' come una spirale, con dei cerchi concentrici, perché appunto nel nucleo c'è questo nucleo di volontarie senza le quali lo zoccolo duro, che sono una ventina di persone per dare un numero. Sì, una ventina di persone. Poi però anche le persone che durante la settimana o nel fine settimana vengono per portare i cani a spasso, oppure quelle che organizzano i banchetti, le raccolte fondi, insomma, sono persone che, seppur non essendo presenti costantemente nel rifugio, danno un contributo enorme. Per cui, se io volessi avvicinarmi anche al rifugio, cosa posso fare? In che modo posso aiutare? Allora, i modi sono veramente tanti. Si può iniziare ad affiancare una volontaria durante il turno settimanale, e quindi le pulizie, bisogna sporcarsi le mani, ragazzi. Allora, diciamolo proprio chiaro. Devo interromperti un secondo, poi vai avanti. Questo Daniele Scala che ci scrive, come si diventa volontario per aiutare? Sei arrivato tardi, Daniele, la Presidente ha già chiesto. Daniele, un po' più reattivo per piacere, a fare le domande veloce, perché qui la Presidente stasera gioca in casa, quindi Daniele, questo è il ritmo, scusate, ho una diatriba con uno su Facebook, scusate. Quindi... Ah, stavamo dicendo che bisogna sporcarsi le mani, non ce ne sono tante di storie, perché il box va pulito, le ciotole vanno lavate, e quindi non è semplicemente venire in rifugio e coccolarsi il cane, anche perché molti cani non accettano immediatamente la coccola di un estraneo. Per cui, uno, sporcarsi le mani, due, abituarsi al caldo, al freddo e all'umido, soprattutto all'umido, e poi ci sono talmente tante cose che una persona può fare all'interno del rifugio, dal lavaggio delle coperte al trasporto dei materiali, perché spesso abbiamo anche bisogno di piccole manutenzioni, anzi qualcuno che magari con il fai da te è abbastanza, quindi può dare una mano. Può darci una mano, perché insomma siamo tutte donzelle, ragazzi, noi facciamo quello che possiamo. Volontari in prevalenza assolutamente, donne. Assolutamente, in prevalenza donne, e c'è ovviamente qualche uomo che ci aiuta e tutto quanto, però insomma anche un aiuto da questo punto di vista è sempre ben quindi ben posso accetto. Anche venire lì e portare a spasso i cani a rotazione. Allora, sì, innanzitutto è necessario anche tesserarsi, perché vi offre un'associazione, soprattutto ad un livello anche assicurativo. E poi una cosa importante, la volontaria di turno spiegherà ai nuovi arrivati, ai nuovi volontari o a chi vorrà portare a passeggio i cani, la corretta gestione di un cane al guinzaglio, perché si pensa sempre che basti tirarlo o essere trainati. Invece è una grandissima responsabilità, soprattutto nel momento in cui si incrociano altri cani o altre persone, macchine, biciclette, insomma la gestione al guinzaglio non è poi così semplice e spiccia come comunque si possa voi pensare. Date una certa assistenza sempre. Assolutamente, noi nelle prime fasi accompagniamo e facciamo vedere come. Però cosa importante che se proprio non riusciamo a dedicare del tempo, ma vogliamo comunque contribuire, abbiamo l'IBA, troverete l'IBA sotto, lì sopra questa striscia azzurra, e potete donare, potete aiutare questa associazione, che comunque, come tutte le associazioni, hanno sempre bisogno. Comunque, non bastano mai, non bastano mai. I cani mangiano quotidianamente, tutti i giorni mangiano. Poi ha detto molta cosa, le terapie che stava dicendo. Le spese del veterinario, perché sicuramente le cliniche, guardate, Lorenzo ci ha messo la locandina. Sì, addirittura donate un euro al mese, quindi una sciocchezza. Lo questo possiamo è fare un metodo che abbiamo pensato per appunto i nostri affezionati, per aiutarci
Sostanzialmente siamo iscritti a questo portale di micro donazioni. Abbiamo registrato. Come si chiama il portale? Si chiama Teaming. Teaming. Trovate, esatto, digitando sul web Teaming. Cercate quello che è il nostro gruppo, quindi digitate Associazione Le Muse e potete unirvi al nostro gruppo e sostenerci con delle micro donazioni di 1 euro al mese. Quindi un piccolo fundraising fatto online, giusto? Esattamente, sì, per noi è un sostegno per la persona, magari un piccolo sostegno perché equivale alla fine a un caffè al mese. Sì. Per noi invece è un grosso sostegno e una possibilità di raccogliere dei fondi che vengono destinati alla gestione del Senti, Presidente, mi dicevi che questa qui era timida, ma invece timida, questa invece sta andando come una bella, sta andando, ecco, siamo scorrendo. In diretta su canale 231 in digitale Well TV, sulla pagina della Bushido Palestre, siamo adesso in diretta da inizio trasmissione, sulla pagina Well TV, poi il link lo manderemo alle signorine qui presenti per condividerlo poi prossimamente, rivedere la puntata con calma e certo. Vedere esattamente dove donare, perché sai, la gente è presa da mille cose, però vedi, dice, ma perché la Presidente ha voluto fare l'associazione di animali? Perché non i bambini? Perché non... Perché cosa fa un animale? Non cura? Ma semplicemente è una passione. Io ti sto dicendo, un animale non cura le mie... Le mie ansie, assolutamente sì. Perché non mi cura, non mi allena a voler bene? Che bello. Facciamo una carrellata di questo. Chi è? Raccontateci una delle due. Chi è questo? Questa è la nostra Vittoria. E questo? Questa è la nostra Kimba, una nonnina di 11 anni. Amore. Assolutamente. Ma è lì è da voi da quanto tempo è con voi? Kimba è con noi da poco tempo. Quindi probabilmente il padrone... Sei andato? Sì, allora diciamo che alcuni animali che abbiamo presenti in rifugio sono anche purtroppo delle cessioni di proprietà. Ah. Quindi per diverse svariate sfaccettature. Cosa vuol dire cessione di proprietà? Alcune famiglie purtroppo per ma spiegalo bene. Motivi personali magari non possono più accudire quello che è il proprio animale e quindi viene accolto e ospitato presso il nostro rifugio. Il Presidente vorrebbe cedermi di proprietà tante volte. Vorrebbe, posso cedere Maurizio, mio marito, è possibile? Il marito è tra il pubblico, io voglio andare a casa ancora con le ossa tutte intere, maestra. Vediamo altri cagnetti. Dai Lorenzo, facci vedere altri cagnetti. Ecco questa, l'abbiamo vista. Sono tutte taglie, diciamo, che possono essere anche... Quindi sono tutte comunque adottabili. Adottabili. Nel senso, questi sono qui in attesa di famiglia? Sì, sono in attesa di famiglia. E per alcuni stiamo procedendo con un'abituazione alla figura umana in quanto e poi piano molti, piano lo esatto, in quanto molti non sono ancora abituati né alla vicinanza con la persona né tantomeno ad essere condotti al guinzaglio. Anche perché magari la persona gli ha dato anche dei calci, vabbè, gli ha dato diciamo anche delle manate non affettuose magari. Volevamo vedere quella cucciolina lì, che dici come fa questa cucciola, non ho davvero trovato questa famiglia. Questa cucciola ha 7 mesi. È nata il 1° di maggio, avevamo risposto a una segnalazione e qua bello. Vorrei collegarmi al discorso delle balie, nel senso che io Lia l'ho conosciuta proprio per questo motivo. Sostanzialmente la nostra associazione ha un rifugio per i cani, ma non ha l'equivalente per i gatti. Tutti i nostri recuperi e le segnalazioni che ci arrivano vengono sostanzialmente recuperate ovviamente da noi volontari, ma poi tenute in stallo da delle persone che noi chiamiamo balie. Noi forniamo tutto il necessario, dalle pappe alle visite veterinarie che rimangono a carico nostro, e la balia ha il compito, diciamo, di accudire l'animaletto fino a che non trova adozione. In particolare... Ti fermo, Betty, però vedi, tu hai detto balia, eccetera, la Presidente ti conosce, eccetera, ma chi volesse... Dove devo chiamare? Che numero di telefono c'è per fare la balia? Allora, sostanzialmente noi abbiamo quelle che sono alcune nostre balie che ormai conosciamo. Storiche. Storiche su cui ci appoggiamo.
Sulla nostra pagina Facebook pubblichiamo sempre annunci in quando abbiamo bisogno di balli e di persone che si offrono. E l'ho vista anche poco tempo, qualche giorno fa. Esattamente. E c'è sempre poi il numero di riferimento di una volontaria da chiamare per appunto potersi proporre come balia. Quindi il vostro riferimento è Facebook? Tendenzialmente sì, è Facebook. Che si sì. chiama la vostra associazione? Le Muse Rezzato. Ripetilo, perché la gente ha bisogno di sentirlo. Ci tenevo molto a fare questo discorso, proprio perché appunto non avendo una struttura per i gatti, per noi è fondamentale e siamo sempre alla ricerca di balie, perché ahimè purtroppo le segnalazioni sono sempre altissime. Agendo solo su segnalazione ovviamente noi possiamo intervenire solo nel momento in cui sappiamo dove poi effettivamente posizionare questi gatti, quindi c'è tutto un lavoro preventivo appunto la ricezione della segnalazione e la ricerca della balia, che ovviamente è un lavoro che deve essere fatto molto velocemente, perché una volta che ricevi una segnalazione vuol dire che c'è qualcosa che non va. Purtroppo siamo nel 2020 e vengono recuperati ancora gatti e soprattutto anche tanti cuccioli nel periodo estivo e primaverile, anche se la stagione in quest'anno sembra non finire. Non finisce più. Purtroppo vengono recuperati, abbandonati anche in contesti molto sgradevoli. Cosa molto vuol dire la stagione non finisce più? Nel senso che ancora ad oggi siamo a dicembre, tendenzialmente il recupero di gattini piccoli e di cuccioli si ferma nei periodi invernali, ma come il ha clima? Detto per colpa clima. Del clima, esatto. Quindi il ciclo della vita, vedi? Il ciclo della vita, il ciclo esatto. Del clima, il clima sta cambiando, influisce anche sugli uomini, ma anche sugli animali. Assolutamente. Quindi sta portando queste cose, le possiamo toccare con mano, quindi il ciclo della vita, che diciamo sempre, il cerchio della vita, che è il simbolo nostro della palestra, eccetera, eccetera. Torna? Torna anche sugli animali, sì. Brava, Betty, mi piace, così reattiva. Io Presidente, portare... ottima scelta, devo Hai dire. Hai visto? Sono stata bravissima. Io volevo portare la mia esperienza personale, appunto, per far capire quanto è importante la figura della balia, specialmente. Che brava, la regia sta facendo vedere il sito, brava. Questa è il vostro, la vostra pagina Facebook, esattamente, esatto. Esattamente, sì. E la Presidente è stata una vostra balia, insomma. Sì, io lo sono tuttora, se c'è bisogno io sono disponibile. Ah, complimenti Presidente. No. Questa è una scenetta che abbiamo provato tante volte, ma io l'ho vista, aveva in mano un gattino che stava così proprio... E aveva una siringa, non mi ricordo. Il biberon. Biberon, ecco, non mi veniva in mente. Biberon. Allora, cosa fa? Sono una balia. Non sapevo niente di queste non cose. Non hai nient'altro da fare. È un'esperienza molto bella, quindi io la consiglio assolutamente. Rendetevi disponibile. Non c'è bisogno di un grandissimo spazio, perché abbiamo visto che bisogna ricavare può essere, non so, la lavanderia, la cantina, c'è chi addirittura nei momenti estremi l'ha tenuta nel garage. Allora, tendenzialmente diciamo che quello che chiediamo alle persone come piccolo requisito per quanto riguarda appunto la balia è avere una stanzetta da dedicare a questi cucciolini, ma per un semplicissimo motivo. Noi in primis, soprattutto se la balia ha già dei propri animali, esatto, vogliamo tutelare quella che è la salute appunto degli animali, di chi già sta collaborando con noi e ci sta aiutando. Quindi chiediamo che ci sia questo piccolo requisito, perché ovviamente sono tutti recuperi da strada. Quindi e dobbiamo fare tutti gli accertamenti veterinari. Che bello questo aspetto e qui. E tra anche l'altro, la prima esperienza che abbiamo avuto, a parte con i piccolini appena nati, avevano bisogno di stallo per un gatto malato, quindi il famoso Simba, adesso si chiama Simba, che era malato di FIV o FEV. Aveva la FEV, sì. Esatto, e quindi spieghiamo un attimino che tipo di malattia è, una malattia Allora, sostanzialmente, sì, abbiamo visto prima anche qualche foto, anche la cucciolina, ci tenevo tanto a spingere anche lei la fotografia che abbiamo visto prima. È una gattina di 7 mesi che è stata recuperata, in realtà la mamma è incinta.
a termine, quindi la mamma ha partorito, eccola qua, lei è Melody. La mamma ha partorito e ovviamente ha allattato e svezzato quelli che erano i suoi piccolini. Al termine di tutto questo processo, ovviamente nel momento idoneo, abbiamo proceduto alla sterilizzazione della mamma e a fare quelle che sono le analisi, testarla FIV-FeLV. La mamma in me è risultata essere FIV positiva e quindi ovviamente non potevamo avere la certezza che con il parto non l'avesse passata. Ti interrompo, sei bravissima, ma io non so cos'è questa FIV-FeLV. Puoi spiegarlo a chi ci sta seguendo? Sì, diciamo che sono delle malattie che corrispondono un po' alla idea alla leucemia, per fare una corrispondenza nell'essere umano. Accidenti. E sostanzialmente vanno un po' a compromettere il sistema immunitario del gatto. Quello che ci tengo a dire è che comunque anche questi gatti hanno bisogno di una casa, a maggior ragione hanno bisogno di trovare un contesto protetto in cui poter vivere, perché in un contesto protetto possono tranquillamente vivere una vita dignitosa. Quindi adottiamo anche questi gatti. Esempio, questo Simba che sta facendo una vita meravigliosa. Sta facendo veramente una vita da re, Simba. Vorrei essere io là a posto, perché io vedo i gatti che sono là dalla maestra, cioè, sono cullati, pasciuti, no, e stanno benissimo. Siamo maestra. Riusciti a trovare una famiglia che non aveva gatti, era il primo gatto, e quindi non c'è pericolo. Che venga comunque a contatto e crei problemi, che contagi anche gli altri animali, e il gatto sta benissimo. Ma che emozione ti ha dato, maestra, fare queste cose? Io sono sempre disponibile. Ma infatti, che emozione ti dà? È un'emozione fortissima, infatti quando non li ho chiamo Claudia. Claudia, esatto. Non è che mi porti un gatto, i limicetti. Quindi, lo consigli a chi? Assolutamente, è un'esperienza bellissima. E tante volte mi dicono, ma tu sei brava perché poi devono essere adottati. Cosa vuol dire? Cioè, tu parti dal presupposto di dare una mano, di curare quei gatti nel momento del bisogno. E poi la cosa migliore è cercare una famiglia, e certo, quando poi se ne vanno, un po' di magone, una lacrimuccia, però sei pronta a accettare altri animali. Quindi... Li ha dati anche a... Sono andati in campagna, stanno benissimo. Cioè, quelli non erano dell'associazione. Non erano dell'associazione perché l'associazione non li dà in campagna, precisiamo. Però stanno bene. Beh certo che stanno bene. Ma stanno benissimo. E c'è un altro punto che volevo parlare un attimino con Betty, che spesso mi dicono, però io mi rivolgo a un'associazione, ma mi fanno mille domande, ma che storia, insomma, alla fine. Ma è importante questa cosa, cioè tutte le associazioni insistono a capire dove vengono sistemati gli animali, ma per quale motivo? Allora, perché il cane, così come il gatto, è ormai entrato nel quotidiano delle famiglie italiane, delle famiglie in generale. Siamo scrupolose perché la gestione di un'adozione è innanzitutto un atto di grande responsabilità, perché si ha in gioco non soltanto la vita del cane oppure del gatto, ma dell'intero nucleo familiare, perché si possono creare delle dinamiche che possono andare a rompere, a rompere degli equilibri magari già precari e a creare delle situazioni non piacevoli proprio all'interno della famiglia. In più cerchiamo, uno dei nostri motti è quello di trovare il cane giusto per la famiglia giusta, perché è importante conoscere innanzitutto il cane, non soltanto il carattere, le motivazioni di razza, e più capire in quale contesto può esprimere al meglio questa sua personalità. E d'altra parte vogliamo essere certe che la famiglia prenda l'adozione con altrettanta responsabilità, perché adesso purtroppo siamo nel periodo natalizio e i peluche vogliono i peluche. Esattamente, e si pensa che un animale possa essere un grazioso oggetto da mettere sotto l'albero. Invece, ribadisco, è un atto di profonda responsabilità, perché purtroppo un animale comporta, oltre che un impegno di tempo, anche un impegno economico, e noi vogliamo essere certi che una volta fuori dal rifugio il cane abbia effettivamente, o il gatto abbia effettivamente la vita che merita e che noi sogniamo per questi cani.
e soprattutto cerchiamo, ribadisco, di abbinare il cane con l'indole corretta per la famiglia, giusta. Scusa maestra, è arrivata una sua pagina da Bushido Palestre, una domanda, dice: brave, avete tanti ospiti da affidare, mi chiede questo Carlo. Allora, attualmente al rifugio sono ospitati circa una ventina di cani, più ci occupiamo anche però di adozioni esterne, o meglio, ci sono comunque delle famiglie che, come abbiamo accennato all'inizio, necessitano per qualsiasi tipo di motivo trovare una nuova sistemazione per il proprio cane o per il proprio gatto, e quindi ci facciamo anche da tramite fra la famiglia che cede l'animale con i nuovi adottanti. Al momento, come ho detto, abbiamo circa una ventina di 20-25 cani, in quanto sono soggetti fragili. Abbiamo, come abbiamo visto dalle fotografie, molti segugi italiani a pelo raso, che sono dei cani che purtroppo al momento hanno una forte fragilità, questi nostri ospiti, e quindi devono essere seguiti in maniera piuttosto attenta. Abbiamo preferito tenere meno soggetti, meno individui, per poterci concentrare al meglio e provvedere al recupero. Quindi è un bel impegno, quindi anche la rieducazione del cane. Più che rieducazione, l'abituazione proprio alla figura umana, come abbiamo accennato all'inizio, l'abituazione al guinzaglio, perché sono poi le cose che una famiglia chiede quando viene. Chiede comunque che un cane sia gestibile. Infatti qui torniamo anche al discorso del colloquio preaffido, per cercare di capire se la famiglia ha anche le competenze per poter gestire un singolo soggetto. Presidente, c'è ancora questo Daniele Scala che mi sta assillando. Dici Valletto. Ecco qua, dice: avete stasera anche un veterinario? Immagino più di uno. Cioè io certo, ma no, perché giustamente non tutti conoscono la vita dell'associazione. Esatto. Quindi io so che avete alcune cliniche fidate. Sì, sicuramente abbiamo dei veterinari che collaborano con noi, a cui appunto, diciamo, sottoponiamo tutti i nostri animaletti per tutti gli accertamenti. Tutti i nostri animali, che siano cani o che siano gatti, fanno tutti gli accertamenti, i dovuti accertamenti veterinari, e appunto, come diceva prima anche Betty, soprattutto anche presso il rifugio, il fatto di avere anche dei cani anziani, quindi non per forza il cane giovane in piena salute, significa dover sottoporlo continuamente anche a dei controlli veterinari. Quindi assolutamente sì, per noi è fondamentale. Però, è questo, chi è questa meraviglia? Allora, questa è Selva, è un cane che ha molto bisogno di essere abituata alla presenza della persona, in quanto viveva in un contesto di semilibertà, viveva in una cascina, per cui ha un carattere abbastanza indipendente. E adesso ci stiamo prodigando per abituarla nuovamente alla presenza della persona. Infatti ci sono un paio di volontarie che hanno conquistato a poco la fiducia di Selva, e con cui questo cane riesce ad essere molto più rilassato. Per cui siamo veramente contente del percorso che sta facendo, e eccola, speriamo che passando anche questo periodo di forte freddo si riesca a incrementare anche le ore in cui si sta con questo cane, anche perché ricordiamo che la nostra struttura purtroppo ad oggi non può contare su un impianto elettrico. Non abbiamo né riscaldamento, né gas, né acqua corrente. Aspetta. Abbiamo una cisterna che riempiamo all'occorrenza, e per quanto riguarda invece la corrente, da 2 anni abbiamo questo progetto di riuscire a portare la corrente all'interno della nostra struttura. E il 2020 era il nostro traguardo, insomma, per riuscire a realizzare il primo step di questo nostro progetto.
problema è stato che bloccando con il Covid tutti i nostri eventi. Perché chiaramente voi organizzate parecchi eventi. Noi organizziamo parecchi eventi perché, ricordiamo, noi, a parte la sovvenzione del comune di Rezzato, per cui abbiamo un contributo annuale forfettario. Che ringraziamo, ringraziamo per il contributo. Assolutamente. Perché abbiamo la convenzione dei soli cani accalappiati sul territorio di Rezzato. Tutto il resto, che sono un 3% dei nostri ospiti, ricordiamolo, una cifra veramente molto esigua, il resto viene tutto dalla generosità dei sostenitori, e vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che in quasi 18 anni ci hanno consentito di portare avanti questo nostro progetto. Quindi adesso diciamo che lo step più importante è la possibilità di avere l'allacciamento dell'energia elettrica. Assolutamente. Quindi anche qui diamo una mano. Assolutamente, è uno step che deve essere assolutamente raggiunto per poi riuscire a portare poi la corrente direttamente al nostro rifugio e permetterci tante cose, insomma. Bene, ho visto che avete anche dei gadget, cosa abbiamo portato? La mascherina, sì, la maglia? Noi ecco periodicamente appunto facciamo questi gadget, ci sono anche delle persone che appunto fanno queste cose e donano anche questi gadget a noi, ed è un'ottima soluzione per riuscire a sia simpatizzare, no, con i nostri appunto affiliati, chiamiamoli, sì, così, piuttosto che per noi fare dei banchetti di raccolta fondi, nel senso che appunto come dicevamo prima, noi tendenzialmente facciamo spessissimo questi eventi che purtroppo, come abbiamo detto, col Covid sono stati annullati, e dove appunto le persone possono venire a acquistare, diciamo, i nostri gadget, piuttosto che appunto volevo ricordare che sabato e domenica ci sarà appunto un banchetto presso il nostro rifugio in occasione appunto del Natale. Ah, bello. Dove le persone possono venire a acquistare qualche piccolo regalino, qualche piccolo presente per il Dov'è Natale. Dov'è questo rifugio? Il rifugio si trova a Rezzato, in strada provinciale 67. È facile da trovare, Rezzato? È facile, sì. Cioè, ci sono delle indicazioni, c'è qualcosa che guida le persone per arrivare da voi? Allora, purtroppo no, mi dispiace dirlo, però sul navigatore. Un punto di riferimento c'è il caseificio Ambrosi, sì, si trova praticamente alle spalle, e sarebbe per la vecchia strada che da Castenedolo va verso Rezzato. Ah, ho capito. Quelle adesso, vedi. Quella allora, è la statale, sabato, la sabato, domenica, uno che esce dal centro commerciale, che c'è lì vicino, eccetera. Ma è aperto il centro commerciale? No, è chiuso. Quindi venite alle Muse. Il centro commerciale è aperto? A Brescia, Brescia vicina anche, potrebbe sì, venire. Sì, Brescia è proprio lì. È attaccata vicino, Brescia, insomma, potrebbe, vicino, Brescia, porti un bambino a fare un giretto, magari, viene a vedere. Perché... Sì, direi che la nostra struttura è una delle fermate, diciamo, sì, la domenica mattina per un giretto. Direi che è una cosa molto bella, vedo che le famiglie sabato e la domenica vengono a trovarci anche per portare il canetto, fare la passeggiata. Ci sono molte famiglie che accolgono questa idea come anche un passatempo per i bambini, invece di andare semplicemente al parco, li portano a vedere. Bello, interessante. Interessante, sì, che educativo anche. Educativo. È molto educativo, assolutamente. Abbiamo avuto anche casi, insomma, di famiglie che sono venute lì proprio perché i bimbi erano timidi nei confronti dei cani, e quindi in alcune situazioni, ovviamente, a disponibilità del canetto giusto e comunque rispettoso anche del bambino, abbiamo anche avuto fortunatamente dei casi di cani equilibrati, siamo riusciti un pochettino a far avvicinare i bambini al cane, che è comunque un qualcosa. Il cane dopo un po' capisce l'uomo, che se c'è un bambino, c'è un adulto, frequentandosi, stando insieme, magari il cane ha sensibilità o no?
ce l'ha questa sensibilità? Assolutamente sì, poi ovviamente fondamentale, come dicevamo prima, è capire qual è l'indole e il carattere del cane. Ecco, quindi per questo motivo noi siamo molto presenti, soprattutto per quanto riguarda la ricerca della famiglia adatta e soprattutto per tutto l'iter di adozione. Perché in effetti non è detto che tutti i cani, cioè bisogna spiegare che in realtà i cani, ognuno ha il proprio carattere. E poi magari sono anche legati alla razza o alla razza mista, perché chiaramente non avete solo, non ci sono cani di razza, avete tutti i tipi, certo, di cani, certo. Quindi prendono probabilmente anche il carattere in base alla mamma o al papà, quindi è veramente importante. Il cane non è un gioco, quindi lo ricordiamo, non è un peluche, non è un gioco ed è fondamentale trovare la persona giusta. Pensa, maestra, che ho chiamato Sala Massimiliano, che il nostro socio lo conosce, lui gestisce l'associazione Dante e lui porta il cibo alle famiglie, 2500 famiglie mi ha detto, 2500 famiglie. Caspita. E gli ho detto, guarda, avrei dei giochi che mi danno, eccetera, dei bambini, e li prendono ancora i giochi sanificati, eccetera. Gli ho detto, sì, tutto tranne i peluche, perché non li vuole più nessuno. Come non li vuole più? I peluche non li vuole più nessuno, cioè, i giochi vanno bene, sanificati, puliti, eccetera, per le famiglie, eccetera. Questa è stata la sua risposta. Salutiamo Sala, perché è amico del mio, lo so, che quindi lo saluto molto volentieri, è amico mio. Lui fa un'altra opera che è parallela, perché una volta che ho il cibo ho anche bisogno dell'anima, ho bisogno anche di qualcosa che mi aiuti. Soprattutto in questa pandemia abbiamo visto tante famiglie che avevano salve per un cane, perché persone sole che hanno un animale in casa, quindi diventa qualcosa di simbiotico, vivono in simbiosi o no? Assolutamente sì. Sì, comunque l'animale, diciamo che entra a far parte della famiglia, è un componente familiare. E poi ho visto anche degli ospedali che fanno fare la pet therapy, no? Esatto, questo perché anche diversi studi hanno dimostrato che proprio accarezzare il cane ci aiuta a rilasciare endorfine, quindi proprio ci rilassa, quindi ho proprio condotto uno studio proprio su questo rilassamento. Adesso ho iniziato col cane, ma anche il gatto fa la sua differenza, sì. Il gatto che ti arriva lì quando vuole lui, però quando vuole lui, quando vuole lui viene e però ti dà delle sensazioni, vero maestra? Beh, direi di sì. Poi diventano, come dicevamo, abbiamo appena preso un divano e dopo 10 minuti i gatti dove erano? Erano sul divano e quindi ci siamo chiesti, ma il divano l'abbiamo preso per noi o l'abbiamo preso per i gatti? Allora hanno appunto... E in effetti sono molto felici. Comunque volevo far notare a tutti, bellissima la maglietta che grazie. Si può prendere, bella. Molto bella, associazione Le Muse, bella, si può acquistare, sì. La mascherina, si vede qui la mascherina, sì, fare vedere. Quindi sabato, domenica. Tutto si può comprare, tranne le calze della nostra Presidente, che sono... Nataline, tranne le calze della Presidente, qui si può comprare quasi tutto. Però torniamo da voi, torniamo dalla Presidente, che ha ancora delle domande per voi, intanto io controllo un attimo i social. Ma in realtà non ho finito la lunga lista di domande. Davvero maestra, allora andiamo subito. Abbiamo altri animali da vedere, noi? Vediamo, che così c'è. Oh, e questo chi è? Vai. Allora, questo è Tiger. Ah, che bello. Tiger è un dratar. Ha una patologia, ha una displasia ai gomiti ed è un cane però fondamentalmente molto buono, affettuoso, equilibrato. Con i maschi diciamo che non sono proprio i suoi migliori amici, però... Quindi il suo problema di displasia ai gomiti cosa vuol dire? Adesso non lo si vede, forse in questa fotografia riusciamo a vederlo. Ha i gomiti... Ha queste prominenze verso l'esterno. Ma crea problemi? Cioè riesce ad deambulare? Allora, assolutamente, in un trattore. È un trattorino, va in passeggiata, anche gli piace tantissimo, anche perché questi sono un cane da caccia, un cane da ferma, quindi per lui uscire, camminare, macinare chilometri è veramente il pane quotidiano e non bisogna veramente spaventarsi o fermarsi solo al suo aspetto fisico o spaventarsi che potrebbe avere dei dolori o quant'altro.
Il nostro Tiger ha anche il pancino delicato, per cui gli diamo da mangiare una pappa specifica. Beh, quello è normale. Esatto, e ecco, un altro modo con cui le persone ci possono aiutare è procurarci queste pappe speciali. Che costano un attimino. Che costano, sì, sono pappe specifiche veterinarie che costano effettivamente. Sì, però diciamo che sulle vostre spalle è pesante, però magari suddivisa tra tutte le persone che vi circondano comincia a essere un attimino più gestibile. Assolutamente, assolutamente, quindi... Ma io ho visto poi quella fotografia, voi andate da Flora Ricci, o sbaglio, era Flora Ricci? Sì, noi facciamo diverse raccolte pappe, quindi tendenzialmente presso alcuni negozi di animali. Sono presenti dei volontari bravissimi che appunto fanno questi banchetti in cui provano a spiegare anche alle persone tutte queste problematiche anche alimentari che alcuni cani presenti in rifugio anche hanno. Anche i gatti. E gatti, quindi tendenzialmente appunto sono fondamentali per noi queste raccolte pappe per cercare di raccogliere tutto il necessario per la corretta gestione. Guardate che vi stanno guardando non solo da Brescia, perché qui le cose... Canale 231 arriva in digitale per tutto, streaming su tutti non i telefonini, parliamo. Non ne parliamo, sulle pagine Facebook ovunque, quindi arriveranno anche dopo queste le chiamate, quindi la Presidente vi girerà quello che arriverà sulla Bushido, ma quello che condivideremo poi sulla vostra pagina, perché la puntata andrà via anche dopo, perché la gente ha bisogno di tempo per maturare la sensibilità giusta. E poi come idea regalo per il Natale può essere... Non andare a frettarci, andare a prendere subito questi animaletti, però può essere un, come possiamo chiamare, un buono, non suona bene. C'è un termine che è molto usato, c'è molto usato. È un'adozione a distanza. Ah, brava, come quella che abbiamo ricevuto proprio oggi, guarda caso una famiglia carinissima con due bimbi che hanno chiesto alla mamma di sostenere periodicamente un nostro canetto. Questi sono di Brescia. Questi sono di Brescia, però l'adozione a distanza può essere effettuata da qualsiasi persona, da qualsiasi parte d'Italia, per cui... Quindi gli mandate le foto poi a chi adotta? Mandiamo le fotografie, restiamo aggiornati, se ci chiedono delle notizie sul canetto sicuramente gliele forniamo, siamo anche onestissime nel momento in cui il canetto viene dato in adozione, diamo questa notizia e generalmente chiediamo se vogliono scegliere un altro. È importante, è importante. Ci chiedono se era possibile donare cibo e coperte. Assolutamente, sì. Assolutamente, cibo, coperte, abbiamo anche bisogno anche del lavaggio delle coperte. Ci sono tantissimi modi in cui una persona, se ti chiedono come possiamo aiutare... Quindi voi gli preparate il sacco di coperte. Esatto, e poi in maniera indipendente abbiamo una casetta di legno appena all'interno della sbarra del nostro rifugio, quindi una persona in tutta autonomia può donarci il cibo, può venire a prendere le coperte, portarci le coperte. Abbiamo appunto adottato questo sistema in maniera tale che una persona non si sentisse anche legata ai nostri orari di apertura e che in tutta libertà potesse venire anche durante gli orari di chiusura a portarci il suo contributo. Ecco. Comunque volevo garantire che queste associazioni sono associazioni serie, quindi non preoccupatevi che tutto quello che fate, le donazioni, vengono comunque utilizzate per gli animali. Poi ci sono da 20 anni, maestra, insomma, sì, anche. No, infatti. Perché tante persone hanno questo, dico, però io non so dove vanno a finire, ne abbiamo parlato più di una volta. È vero, maestra, di questa è vero, cosa, hai ragione. Se hai dei dubbi, porta le pappe. Esatto. Cioè aiuta in qualche altro modo, però è importante capire che ci sono associazioni serie e le muse fanno parte di queste associazioni veramente serie dove fanno tutto con amore, spendono veramente e so anche che contribuiscono parecchio le ragazze, quindi non si tratta solamente del tempo, ma anche il contribuire a livello economico, perché quando ti trovi in una situazione difficile cosa fai?
È normale, esatto. Così quindi cioè, vedi, tranquillamente maestra, diamo una vedi, mano. Presidente, ti devo fermare perché... Dimmi cosa guardi. Perché, maestra, ti devo dire una Dimmi. Cosa. Il tuo dono, vedi? Sì, il mio dono, certo. Il tuo dono sta dando molto a questa... Perché dice, non ho dato le pappe, invece tu hai donato il tempo. Il tempo esatto. di una trasmissione che di solito parla di arti marziali brutti, sporchi, cattivi. Invece no, abbiamo questo aspetto del circolo della vita che fa parte anche questo delle arti marziali, perché il nostro simbolo è un drago e una tigre, quindi nel cerchio della vita fa parte anche rispettare tutti gli esseri viventi, quindi anche gli animali. Perché se ti accanisci contro un animale, il cerchio della vita torna contro di te. Si chiama karma. Tutto qua. Aiuto. Si chiama karma. E quindi se fai male a un bambino, fai male a una donna, fai male a un animale, karma. Se ti vedo io, è un karma molto ravvicinato. Però dopo questa mia stupidata, c'è una piccola dedica che devo fare alla mia presidente. Qui intanto marito non c'è. Quindi... Aiuto. Niente, c'è questa poesia di Alda Merini che dice questa cosa qua. Perché amo gli animali, dice, perché sono una di loro. Perché io sono la cifra indecifrabile dell'erba, il panico del cervo che scappa, sono il tuo oceano grande, sono il tuo più piccolo degli insetti e conosco tutte le creature. Sono perfette in questo amore che corre sulla terra per arrivare a te. Alda Merini. Bella, grazie. Questa è per te, Presidente. Grazie. E invece ne abbiamo una per loro, per le ragazze, perché ci vuole qualcosina di più. E quindi chi del grande Celli, Giorgio Celli, che è un divulgatore di animali, non c'è più, però si vedono i suoi documentari e quant'altro, dice gli animali sono simili a noi, quindi anche voi avete questa cosa. E dobbiamo amarli per questo, perché il simile ama il simile. In cui si ritrova parte di se stesso, perché soprattutto dobbiamo imparare a conoscerli, perché l'amore, quello vero, è figlio della conoscenza. E voi la conoscenza la date, la state dando questa sera alle altre persone. Bene, allora, ricapitoliamo. Maestra, che abbiamo poco, grazie mille, sei stato gentilissimo. È dedicato piccolo dono, due piccoli doni, le parole sono importanti. Due piccoli pensieri. Allora, abbiamo... Liban è ancora lì, quindi non si ferma. Presidente, fino a completo, Liban. Quindi ragazzi, date una mano a questa associazione, lo fanno l'associazione di volontariato, lo fanno con tanto amore, quindi aiutate questi animali. Ricordiamo anche come, se non vogliamo donare dei soldi, possiamo essere partecipi aiutandoli, portando fuori i cani. Possiamo anche diventare delle balie, ripeto, un'esperienza meravigliosa che io ho fatto e continuo a fare. Quindi dedichiamo tempo e amore a questi animali. Come possiamo aiutare? Poi lavando le coperte, portando il cibo, sabato e domenica, quindi questo sabato e domenica al rifugio abbiamo la possibilità di fare delle spesine al mercatino, lo chiamiamo così. Quindi ci sono veramente svariate opportunità. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, consultate la nostra pagina che è Bushido Palestre su Facebook. La pagina invece delle Muse si chiama? Le Muse Rezzato. Quindi scrivete tranquillamente, telefonate anche alla Bushido 030 355 1240. Fate qualsiasi tipo di domanda e cercate di aiutare, ragazzi. Aiutiamo queste associazioni. Volete dire ancora qualcosa? Ringraziamo della possibilità che Lia ci hai offerto. Figurati, è stato un piacere. Però mi chiedeva, prima di chiudere la puntata, mi dicevate una cosa importantissima che è successa all'associazione, che il comune di Rezzato aveva dato, cosa ha fatto? Non mi ricordo più. Il comodato d'uso? Il comodato d'uso, sì, ormai il terreno su cui la nostra struttura è dal 2008, adesso per altri 30 anni. Quindi comunque, invecchierete lì, ragazzi, i nostri figli andranno quindi a fare. Quindi ringraziamo la giunta del comune di Rezzato per questa sensibilità che ha dimostrato, vedi, piccoli gesti ma anche concreti. Dicevamo, ognuno deve fare la propria parte, quindi... Mi raccomando. Quindi chiudiamo la puntata. Chiudiamo. Ringraziamo il nostro Soche che è qui da noi, che controlla nel pubblico. Ringraziamo la Bushido Palestra, il presidente
per questa sua idea bellissima di donare. Ringraziamo loro che sono state qua con noi. Ringraziamo loro che sono state qua con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Sono state molto spigliate, molto efficaci e molto attente. E ringraziamo te. Io no, carissima spalla. Io sono solo qua a fare la spalla. Questa sera ci hai fatto anche da valletta. Sono molto da volentieri. Social corner. L'importante è fare queste cose perché donare è anche questo. Bene. Vi aspettiamo. Noi ci rivediamo lunedì, giovedì abbiamo Samurai Channel. Lunedì avremo la serata degli auguri di Natale, esatto, di tutti i maestri. E la replica di questa puntata giovedì dalle 22 alle 23. Un bacio a tutti e ciao, un buon Natale. Ciao, ciao. Hola.